Ok, siamo in onda per il penultimo episodio di Capcom Bundle Collection, Beat'em Up Bundle, anzi. E sì, è passato molto tempo dall'ultimo episodio perché volevo iniziare il format estivo, ma ci sono stati dei problemi con le applicazioni per streamare su PC, quindi un'estate al mame è rinviato di qualche giorno, forse settimana, ma arriveremo a luglio sicuramente, arriverò. E oggi facciamo il penultimo episodio con Armored Warrior, conosciuto in Giappone come Powered Gear Strategic Variant Armor Equipment, esattamente. Poi noi giochiamo la versione tradizionale inglese che è uscita da noi. E quindi let's go. Vediamo se c'è una minimo di introduzione. Questo è un picchiaduro a scorrimento, sempre ovviamente. La lore adesso non me la ricordo, insomma ci sono varie situation alla Gundam. Poi se me la scrivesse un attimino un pochetto più lenta sarebbe anche gradito. Comunque qui abbiamo il character design di Kinu Nishimura, che ha sostituito in questo caso Akiman, ma si ispira molto ai suoi lavori. Kinu Nishimura poi dopo ha fatto un sacco di roba per Capcom, anche su King of Dragons ha fatto dei mostri, qualche promotional art di Street Fighter 2 anche, e anche il character design ovviamente della serie D&D, Shadow of Vermistar e Tower of Doom, insomma un sacco di roba. Però mentre il mecha design invece è fatto da Haruki Suetsugu, detto Sensei. E cosa ha fatto lui Suetsugu? Ha comunque fatto diverse illustrazioni anche per Techromancer, per Dreamcast e cose varie. Quindi abbiamo questi mecha, vedi, c'è il Bloody e sono quattro modelli, ognuno con le proprie caratteristiche. La peculiarità di questo picchiaduro, adesso che fa vedere la presentazione dei personaggi, è il poter smontare e rimontare a piacimento con le parti dei mecha che noi distruggiamo. Quindi allora, questa non la sapevo, per dire che si potevano fondere in tre, vabbè, perché non ci ho mai giocato in tre. Fighissima sta cosa, tra l'altro, infatti non lo sapevo, bellissimo. E beh, infatti, vabbè, questo ci ho giocato relativamente poco, però vabbè, ho finito diverse volte anche al tempo su emulatore. E quindi sì, tu puoi raccogliendo queste parti che i mech nemici lasciano, che possono essere le gambe, il braccio e la subweapon. Ops, sbagliato. E si customizza, diciamo, il mech per fare diverse cose. Allora, noi andiamo, io di solito, no, prendiamo Justice con il Reptos, che è quello un po' più agile e fino. Se no col Unitred Shield. Ah, ok, esatto, perché la prima parte del gioco è sul pianeta Raia, giustamente. Siamo nel 94 comunque, Justice scritto così, e sempre su CPS2, sulla software Capcom, scusa, hardware Capcom CPS2. Ok, let's go. Poi questo gioco avrà un seguito spin-off, questi li posso uccidere semplicemente così? Sì, neanche hanno fatto in tempo a salire solo le loro Strategic Variant Armor, che è anche una nomenclatura usata su Techromancer, altro picchiaduro Dreamcast tridimensionale stavolta della Capcom. E che volevo dire? I got some news for you, take this transceiver and... Ok, va bene. Avrà un seguito l'anno dopo, credo, che è Cyberbots Full Metal Madness, che è un picchiaduro basato su questo universo. Però i personaggi sono completamente differenti, perché non mi ricordo se era ambientato prima o dopo questo. Ecco, vedi, ho sostituito il braccio con la triella, già, che non è male. Ed è un picchiaduro non a scorrimento stavolta, ma... Ah, sono i Raiani questi, ma a incontri, non... Esatto, qui sono i Raiani che vogliono attaccare la Terra, giustamente. Lui c'ha il suo mech nero, che è proprio il boss di questo livello.
Poi uno può eseguire diverse mosse in base al braccio che ha ottenuto. Infatti mi hanno distrutto. Io posso sparare, esatto, cioè posso usare la subweapon o l'attacco Mega Crash come in tutti i picchiaduro esperimento. Questo lo devo eliminare che mi dà fastidio. Addirittura. Fortuna che ho messo un botto di vite. Non so se Rektos c'ha una mossa particolare, perché di solito usavo il Blodia, che poi il Blodia lo rivedremo poi appunto su... Vabbè, anche no, tutti i mech tornano su Cyberbots in verità. Però il Blodia è più famoso perché è pilotato da Jin Sautome, che lo potremmo vedere sui primi Marvel vs. Capcom, e lo chiama durante le special, giustamente. Mission complete, non lo dice, no quello. Che altro da dire su. Vabbè, adesso c'è un dialogo. Ok. Adesso i Raiani attaccano la Terra, giustamente. Sono riusciti ad atterrare nonostante la resistenza, va bene, ci pensiamo noi. Sì, torniamo sulla Terra e diamo manforte. Signor Gallagher. Eccoli, con un attacco satellitare mi sganciano. Neanche io l'avrei immaginato. Ah, siamo a New York, ok. Let's go allora. Ma lui cammina direttamente così, sì. Quindi c'è l'attacco in corsa, l'attacco aereo. L'attacco aereo lui cosa c'ha? Che va, un dive kick, è semplicissimo. Ecco, il claw è figo perché fa le prese. Come... Ah, pensavo andasse... Sott'acqua, no? Non mi ricordo per quasi niente. Ci ho giocato l'ultima volta qualche mese fa, proprio in attesa di questa live. Questo è fortissimo. Però peccato che durante la presa sei vulnerabile, però insomma. Non so se fa altri attacchi. No. Vabbè, questi mi mandano la fanteria, giustamente, io li ciacco. Io però voglio il lanciamissili che si può prendere. Per prima che muoia un'altra volta. Ma che succede? Ah, sono stato preso. No, mi hanno staccato il braccio, sti maledetti. A posto. Sono riuscito a riprendere l'artiglio. Troviamo riparo, let's go. Unità scudo rosso. Ah, ok, se non ce la facciamo in 80 secondi saranno storia, come dice il buon Gallagher. Vabbè, noi andiamo, let's go. Noi andiamo a sfondamento. Lui ha lanciato una bomba con la mano, vabbè. Boom boom, sembra il figlio di Fred Flintstone. Ah no, di Cole. Poi in verità si può fare anche un altro tipo di attacco. Ah, il Super Mega Crash che con l'altro tasto, però adesso sì. Vediamo cosa fa lui con... Non è la X e la Subweapon. Ah no, forse è tondo, è così. Ah
Aspetta, l'hanno. No, forse con determinati strumenti. La mazza la posso prendere, mi pare di no. Ah, è vero, c'è il tempo, si che bisogna ghellonare il porco. Arrivo, arrivo, ho fatto. Ah no, arriva un sacco di gente. No, non ce la faccio. Ah no, devo solo resistere praticamente. E nel frattempo ho preso i cingoli, che però non mi fanno impazzire, perché ci sono delle animazioni esagerate, secondo me. Ah, questo poi è un Mac famoso, che nel seguito sarà guidato da Devilot nel picchiaduro a incontri. Che poi vedremo anche quello con la collection, chiaramente. Perché non so se farvelo vedere nel format su PC col MAME oppure direttamente ufficiale su PlayStation, però adesso vediamo, perché con il format del MAME si vedranno un sacco di altri capolavori che non verranno mai riproposti sulle console moderne, quindi si prendo sempre il Raptos. Death Drill, il mio preferito. Questo come si chiama questo Mac? Non mi ricordo. Che su Street Fighter V c'è il costume crossover dove Menat al posto della sfera ha una riproduzione di questo me. Dai, ho trapassato da parte a parte. Fighissimo con la trivella. Ah, stiamo andando a Los Angeles, perfetto. Ah, il Super 8, infatti, mi ricordavo, non lo stavo andando a cercare, però non ero sicuro. Che assomiglia a un Octopus, giustamente. Ok. Shooting Mode, quindi questo adesso c'è il bonus stage che è in questa maniera. Sì, sto zitto e mi muovo. Questo comunque è come fosse un bonus stage. Oh, che succede? Quindi? Ah, perfetto. Un po' come era su Captain Commando, quello che tu surfi, che abbiamo già visto in qualche episodio fa. Si stanno radunando nella fabbrica, perfetto. Prima che tornino sul loro pianeta. Hello? Oh. Vado corpo a corpo, che sennò ho finito le munizioni del Vulcan. Non so, no, tengo questo che mi piace.
non riesco a capire la profondità. Qua c'è un... Ah no, l'energia, pensavo... Non ho capito come si fa lo sparo. Ah, con la mezzaluna. Esatto, con ogni braccio puoi fare diversi attacchi. Poi non ho capito se questo attacco in aria è dovuto al braccio oppure ce l'ha uguale. Ah no, ce l'ho uguale, ma mi sa che non ha la trivella innescata. Guarda. No, quanto non mi piace questo, vedi, fa queste animazioni esagerate quando rotea. Sì, attorciglia tutto, non so. No, mi hanno sbregato il braccio, maledetto. Poi in verità anche nel sequel spin-off Picchiaduro Incontri ci sono diversi modelli. No, io voglio la laser blade. Non c'è la scelta del mech, cioè sì, tu scegli il pilota che è poi un tipo di robot con la sua variante, quindi... Non ci sono ovviamente tutte le combinazioni, però magari Reptos con la laser e questo non c'è. Questo è il rullo compressore, un ottimo robot utile. Guarda, rigiocandoci io avrei preferito più varietà di braccia e di gambe. Perché l'idea è molto bella, nel senso... È innovativo per quello, perché anziché avere dei personaggi umani, era un picchiaduro sui robot, sui mecha di quegli anni, bellissimo. No, no, voglio la laser. Il top sarebbe di trovare le gambe normali e con il laser così. E questo? Bravo, non trascinare, non lasciare che la terra venga trascinata in un'altra guerra. Ma questo fa male, mi sa che questo è il salto normale, quello che si avvolge tu. Sì. Io gli sto sotto. Ah, niente, mi hanno fatto esplodere. E io posso fare anche delle mosse con la mezzaluna. Lui c'ha il fendente laser, giustamente. No, non ho fatto in tempo a togliermi, però quello c'ha il lanciafiamme, glielo voglio fregare. Eccolo. Che è fortissimo, vero? Però toglie, dai. Ma dai. Ok, adesso è tutto un assalto al pianeta, non mi ricordo quante missioni ci sono, perché sotto ho la wikia. Ok.
No, mi hanno tolto le armi. Di solito, cioè, le curiosità le so, però visto che devo farci il video, se c'è qualcosa che non ho mai saputo, per completezza meglio informarsi per poter avere un'esperienza completa, insomma. Però bene o male queste cose lo, cioè, lo so. Ok, spada, bellissima. Belle le animazioni uniche quando affetti la gente. Sono uniche, no? Forse sul 2 ci sono, su. Mi pareva fosse leggermente differente. Questo che cannone è? Ah, laser. Bellissimo. Oh, questo mi piace molto. Fa questa mossa ad aria molto forte. Guarda che roba, fa un casino. Come ho fatto a fare quella storia lì? C'ho la build full laser praticamente. Ok, ah, con l'attacco diverso posso fare una specie di attacco satellitare. Turbo Jet Stream, com'è che si chiama? Però la trivella mi piace troppo, proprio come arma in generale, in tutti i media possibili. Perfetto. Però così laser e turbine siamo al top. One up. Comunque approfitto per dire sì che ho avuto problemi con Streamlab perché l'episodio è stato registrato il primo di Un'estate al mare, solo che si sentiva il gioco benissimo e a me non mi si sentiva per niente, nonostante ho preso un microfono nuovo, però comunque. E quando, nelle poche volte che mi si sentiva, perché giustamente basta abbassare il volume del gioco, mi si sentiva doppio, non si sa perché, ma non è il fatto perché avevo un altro streaming acceso di me stesso, era proprio perché secondo me, infatti, togliendolo e rimettendolo, quel problema già non c'era più. Comunque è molto bello questo mecha design. Sarebbe bello riprovare anche Technomancer, però dovrei farvelo vedere dal Dreamcast. Ovviamente con l'emulatore. Poi intanto quest'estate vediamoci un sacco di giochi da sala giochi e basta. Poi vedremo quali format per quest'inverno. Perché poi sul Dreamcast ci sarebbe Power Stone, ci sarebbe Project Justice che è il seguito di Rival School. Comunque tutta roba Capcom sto parlando alla fine. Invece nella scaletta che ho fatto ci sono vari picchiaduro e scorrimento bizzarri e non da vedere. Infatti avevo iniziato con Violent Storm, ma adesso per la settimana prossima ci organizziamo. Poi c'è anche l'ultimo episodio di questo bundle che è con un gioco eccezionale che appunto è Battle Circuit, che è l'unico della collection che gira su un CPS 3, come in teoria mi pare, non vorrei dire una cavolata, come Street Fighter Third Strike, come o Street Fighter 3 in generale, insomma. Perché anche se sono sicuro, quando registro c'ho paura di boiate, però dove CPS 03 è la scheda massima, diciamo, della Capcom di quei tempi. Quindi c'era più potenza di calcolo, sprite più belli, più animazioni. Qua, come parecchi altri giochi, siamo ancora nella 2 CPS 2, che comunque dici niente. Mica pizza fichi, no?
non so se quelle gambe lì, le gambe da ragno si possono prendere. Ma fa ridere che le uniche gambe normali sono appunto quelle con cui, eccole, queste sono belle. Cioè, le uniche che non mi piacciono sono i cinghiali perché fanno quelle animazioni che secondo me sono troppo esagerate. Non so, di solito mi piacciono, ma queste proprio non ne vanno giù. Oh no, chi c'è? It's a trap. Come disse anche il buon ammiraglio Akbar della Von Calamari. Bello sto mech, proprio belli. Bravo sensei. Guarda questo con Tomacino con le gambe da ragno. Che attacco hanno dall'alto? Niente, la trive. Ah, possono andare verso il basso. Questo? Napalm, spammiamolo finché possiamo. No, chi mi ha colpito? Perfetto, ma Napalm è fortissimo, toglie una sbaccola. No, voglio questo. Esatto, il mio personaggio si chiama Ray Turner, a.k.a. Justice. Ah, lui è un Ryan Military. Infatti è della razza degli avversari in questo caso. Poi lui è un ambasciatore, è stato dismesso dall'esercito raiano. E adesso si è aggregato all'unità dei terrestri, no? Stavo vedendo, quindi c'è anche un sacco di lore in questo gioco. Infatti si vede che non è proprio umano dal colore. Ok, let's go. Ah, come è fitta, oh. E questo usa l'avversario, lo scudo che di solito ha il Blodia. Ma lo posso prendere anch'io? Eccolo, sì. Questo di solito nel sequel è usato dal Blodia. Ci può sparare. Ah, infatti ci spara, bellissimo. Ecco. Ah, così se faccio la mezzaluna, ok. C'ha diversi tipi di sparo, molto figo. Oh, questi sono dei minion. No, il Napalm, assolutamente. Tipo, l'ascia è bellissima, sarebbe stato bella poterla usare. Sì, tra uno spam e l'altro cambia arma, ogni tanto non. Oh, Laser Blade, perfetto. Ho skippato per sbaglio il video, cioè. Perché nei giochi di una volta se tu premi velocizza il video. Ah, sono worthy.
Ostia. Bellissima sta santa, che vedo, non abbiamo detto di chi è la host, ovviamente non lo so, adesso ve lo dico a breve. A quel tempo chi è che le faceva quelle della Capcom? No, massacrato. Ah no, sono vivo, perfetto. Esatto, il sistema di... Ah no, ok. Bella sto attacco con la spada nera. Sì, non avrò possibilità. Riesco a trovare di chi sono le musiche. Mi scoccia parecchio sta cosa. Ok, andiamo. Bello l'assedio al treno. Ma questi? Fastidiosissimi. Siamo nel 94, no, sto facendo mente locale che poteva essere. Chi è? Bellissimo lui. È da giudicare di essere vicino, ok. Non so se poi lui c'è anche nel 2. Va bene, ti trituro. Toglie veramente un sacco. No. Ah, ok, mi sono liberato col Mega Crash. Ste live tocca fare le 2, uno mi cerca le news e le info utili. Force Claw. Ah, l'Helion, ma l'Helion sì, mi sa che c'è anche nel 2. In Cyberbot. Oh, va. Gonfiato solamente per prendere... No, ma ha preso lui. Colpito in aria, vabbè. No, voglio lui. Poi prendo Fast Claw. E cerco di non farmi prendere. Oh, è tremendo questo. Dammi il braccio, perfetto. Ma chi è? Ah, uno fuori schermo.
Mi ero scordato, l'avevo visto poi. Non c'è un'altra mossa questa. Questo è forte. Esatto, lancia anche questa sfera che orbita intorno fortissimo. Dai, che a 1 mm non sono riuscito a sparargli col Vulcan. Sì, Reptos sarà anche il più veloce, ma infatti vedi, è anche il più fino. Vabbè, giustamente ci sono degli ostaggi, ci sono dei Raiani che non sono belligeranti, vabbè, come in tutte le guerre, giustamente, solo su questi saranno dei sovversivi. Sì, qui leggo Sound Composer Anakei Anaceita Capone. Vabbè, anche il main composer di Darkstalker. Cioè, perché io ho cliccato, ma mi è andato su Takayuki Iwai, boh, perché è un pseudonimo, non lo so. Perché mi linka su un altro, non lo so, non vorrei dire una fesseria allora. Però può essere perché il periodo storico è quello. Ah no, sì, è proprio Takeyuki Iwai che ha fatto anche Children of Atom degli X-Men, sì, quel periodo lì siamo. Oh, bello questo che con l'elettricità lo puoi prendere. Mi sta piacendo molto questo braccio, l'avevo usato poche volte. Non mi piace sta cosa, sta sferetta un po' stupidina. Star Gladiator e Street Fighter Alpha ha fatto molte composizioni per il CPS, giochi per CPS2, leggo qua. E Armored Warrior, giustamente. Però perché nel link c'è scritto Takapon, sarà un pseudonimo. Però cliccandoci non riappare più quella scritta. Vabbè, comunque. È l'ultimo che vi ho detto. Ok. Il muletto si può distruggere, sì. Questi sono bellissimi, belli compatti. Destoroi si è scritto alla giapponese. Oh. Desutoroia. Perfetto. Si possono salvare, sì. E ok, sì. Takeyuki Iwai, sì, compositore. Ah, Anarchy Takapon, sì, è il pseudonimo, l'alias che ha lavorato mentre lavorava per questi giochi, si faceva chiamare
Anarchy Takapon, ho capito. Sì, no, prima c'era scritto una roba diversa, l'avranno scritto male. Poi lui è Takayuki Iwai, perfetto. Sto pezzo l'ho fatto alla cieca per le informazioni, ma più ne salvo succede qualcosa, mi sa di no. Adesso concentriamoci sullo combattere, perché comunque noi siamo quasi alla fine, perché ricordo che era abbastanza lunghetto. Signora, cosa fa? Le gambe là, ma sono belle, dove non mettono? Dobbiamo salvare i Raiani. Infatti questo episodio stava per saltare per il... Invece no, finiamolo il bundle perché è molto bello. Perché non ho visto che ha avuto tanto responso. Solo... No, i generali non si possono... Ah no, sono buoni loro. Solo Final Fight ha avuto tanta risposta. Altri picchiaduro... No, vabbè che io non è che mi faccia così tanto pubblicità. Questi magari sono meno conosciuti chiaramente, però hanno fatto la storia. Cioè, nel senso, per chi sa, sono dei gioielli. Poi magari Final Fight è ripreso anche, sì, su Street Fighter, molti personaggi sono di Final Fight, condividendo appunto lo stesso universo. Di questo brand appunto abbiamo solo Jin Saotome, che è il protagonista del sequel spin-off, che è stato reintrodotto appunto nei Marvel vs, nei Capcom vs e basta. Voglio fare sferette, perfetto. Come si fa quell'attacco? Non è ben chiaro. Prendo le gambine. Cosa fa? Ci siamo, in teoria. C'è un video, sì. Ah, esatto, perché lo vogliono convertirli meccanicamente, trasformarli in cyborg. Infatti ci sono molti modificati, compreso esso. Ecco perché li stavano rapendo. Perfetto. Sbudellati con... Eccolo, è a piedi. Io potrei concludere qua la situation. Beh, direi... Non sono umano, so, c'ho la stessa razza tua. Sì, speriamo. Dai, sali che ti gonfio di botte. Sì, è ridicolo, i tuoi dive kick. Oh, anche tu c'hai il grab elettrico. B-Worker. Cavolo, ma ti tiene un botto. Voglio prendere al boss. Toglietevi, datemi il mio braccio, per favore. Oh, dai, tutto così voglio fare. Io c'ho pochissima vita.
massacrato dal suo dive kick. Anche lui però c'ha dei pezzi misti, sembra. Ma io infatti spammo le sferette, però non so troppo utili. In realtà ho fatto questo episodio solamente per far raffreddare il riso, ma c'ho una fame, adesso devo andare. Quindi ci facciamo questo gameplay. Poi speriamo che per la prossima settimana riusciamo a finire il bundle, ma sicuramente poi sì che lo faccio domenica, cioè domani. Combattle Circuit che è veramente figo. Un gioco che anch'io ho scoperto tardi, però vedremo domani. E poi si parte con l'emulatore. Dai! No, infame da dietro. Come al solito finisco col mite. Chain Spark. Ah, perché l'ha scritto male il compositore, sì. E Anarchy Taka, qua l'hanno sbagliato, infatti. Adesso è ora di fuggire. Nella piattaforma. Esatto, mi ricordo. Dobbiamo andare nel loro battleship Starry Ocean. Perfetto, la final mission che poi dura pochissimo perché è solo una piattaforma col boss. Now begins. Quindi lui ci tiene alla causa essendo un raiano. Let's go! Andiamo di Laser Blade. Ah no, vedi? C'è l'animazione unica, si è diviso in due. In verticale, esatto, bellissimo, ecco. Destoroy. No, fortissimo, guarda, proprio... No, lo scudo del Bloody non lo voglio. Mi sa che la mossa dipende dalle gambe che hai, credo, non lo so. Sto cominciando ad apprezzare il fatto che i cingoli si mutano in modo così esagerato. Perché non è meccanicamente possibile. Sta roba mi manda in bestia. Però è figo. Cioè si modificheranno con delle tecnologie particolari. Diamo per scontato. Sì, abbiamo parlato poco di
grande livello artistico, comunque sempre sprite di alto livello. Soprattutto se abbiamo un bravo mecha designer. Sempre sfumature alla Capcom, colori belle palette, poi ogni personaggio, ogni mech ha il suo colore. Io ho preso il blu che è il secondo, tra virgolette. Bravo, distruggi tutto. Ecco, appunto, parlavamo di sprite belli e sprite grossi. Metterò fine al tuo incubo e vendicherò i Raiani, perfetto. Il mega, capito, classico boss mega cervello, un boss fisso, super pro, bello. Ma quanta vita c'ha? Lo sto tankando perché è vero, io dicevo di voler giocare per bene le altre volte, ma sinceramente. Ma questo fa l'ono damage, non so. Lui fa un muro di fuoco ogni tanto, come se dovrei venire di qua. Tipo qua sono immune, incredibile. Neanche dal laser frontale. Incredibile. No, mi sembrava strano. Che la Capcom non fa le cose a caso. Ah, poi oltre, sempre parlando del mech a forma di octopus, c'è un'arma crossover di Monster Hunter che è il martello a forma di quell'octopus lì, del Super 8 di Armored World, cioè questo gioco qua, oppure di Cyberbots guidato da Devilot, che poi vedremo. Proprio con l'ultima vita. Vediamo l'epilogo. Hanno disconnesso la piattaforma. Una second form, attenzione, non me la ricordavo. Guarda lì, che infamoni. Questo è ancora peggio. Guarda che roba, tutto full screen, non si capisce niente. Reptos, guarda come creano le loro sferette bioniche. Questo qua. Non c'ho più neanche un braccio di in particolare. Eccolo il cuore, letteralmente, del boss. Che spammo questa roba finale. Mother Brain, com'è che si chiama? Come Metroid? Perfetto. M-Brain. Impossible, this can be happening. We created to by... to be you superior. We became master because of you. Mi dispiace.
proprio. Lo devo uccidere io. Chissà se c'era un modo per risparmiarlo, ma non ci interessa. È un cervello cattivissimo, alieno. Non mi sembra ottimale. Dopo tutto quello che ha fatto, poi. Ecco, io anche mia miseria, bello giocarlo in tre. Oh no, sta precipitando sul pianeta. Ok. Tutti fuori. Chi ci pensa Gallagher? Ecco, questo me lo ricordavo, bellissimo sto screenshot. Era da mettere questa come immagine di copertina del video, però ne ho già pensato. Beh, non è detto. Ah, ok, adesso lui torna nell'esercito dei Raiani. Comunque molti errori di traduzione. Justice che è scritto diverso, anche sul compositore, sulla wiki. Ci sono state oggi delle cose un po' così. Però alla fine è tutto giusto, tutto bello. Questi personaggi umani di Kinu Nishimura, che poi ha fatto un sacco anche di Atok, tipo di quel gioco per 3DS, Concept Revolt, anche quello Last qualcosa Escape, com'è che si chiamava? E anche, vabbè, Capcom vs Capcom, sì, Capcom vs NK2, molti artwork erano suoi. Ok, scriviamo il nome, sempre Dan. No, facciamo End. Dan, va bene, quante lettere si potevano mettere? E questo era Armored Warrior, conosciuto, ah, l'avevo messo Dani l'altra volta, vabbè, conosciuto come in Giappone come Powered Gear, ma non ci interessa perché noi abbiamo giocato la versione Europa. E sì, e con il con l'intro che si ripete, vi lascio e ci vediamo con Battle Circuit per l'ultimo episodio del bundle con un gioco ancora più tecnologicamente avanzato. Spero abbiate gradito e ci vediamo presto. Boh, adesso vado a mangiare e poi si va al mare perché è caldo che si muore. Boh, buona.